Ciao ragazzi, buongiorno, bentornati in questo nuovo video. Oggi un video un po' diverso dal solito, un po' particolare, ma sono certa che sarà molto molto interessante. Nel video di oggi infatti vado ad aprire questa scatola qui, che non è un vero e proprio unboxing, perché in genere quando faccio video unboxing so perfettamente cosa c'è all'interno della scatola perché i prodotti li scelgo io. Questa volta invece è assolutamente una sorpresa. Questo video è in collaborazione con il sito Escape Wealth, quindi so cosa vendono e che prodotti ci sono all'interno del sito, ma non so in realtà che cosa ci sia all'interno della scatola. Quindi oggi andiamo ad aprirla insieme. Quello che però posso dirvi è che sicuramente quello che troveremo all'interno della scatola sarà qualcosa di molto molto particolare e soprattutto potrebbero essere delle ottime idee molto molto interessanti come idee regalo, originali e diverse dal solito. Quindi se volete stupire amici, parenti, bambini, ragazzi, penso che in questo sito troverete delle buone idee regalo. Come sempre vi lascio il link giù nell'info box del sito, ma anche il codice sconto che mi hanno offerto per voi. Dunque, forbici alla mano, apriamo. Come aprire regali a Natale, comunque, quando non si sa che cosa c'è dentro. Allora, andiamo per ordine. All'interno di questo pacco c'è questo sacchettino celeste, il cui unico indizio è Secret Box. Poi una scatolina dove c'è l'immagine di un drago delle case cinesi, giapponesi, e si intravede all'interno un oggetto di legno con dei disegni particolari, sempre ispirati comunque alla Cina, al Giappone. Una scritta che dice House of Dragon Touch the Game. Molto interessante. Non c'è nient'altro. Ok, questa cosa mi sta incuriosendo moltissimo e quindi l'apriamo. C'è un bigliettino all'interno che già questo mi ha fatto innamorare dell'oggetto che c'è all'interno della scatola, pur non sapendo cosa c'è ancora. Che è un biglietto con scritto Handmade with Love e per la precisione questo l'ha realizzato Vera, quindi grazie Vera. E nel bigliettino c'è appunto scritto che tutti i prodotti in vendita sul sito sono realizzati a mano e con materiali ecologici come il legno. Dunque, l'oggetto misterioso è questo. Wow, i dettagli e le particolarità di questo oggetto sono stupendi. Pensare che sia stato fatto completamente a mano è davvero incredibile. Se ancora vi state chiedendo di che cosa si tratti, è un puzzle, una sorta di escape box, quindi una scatola da aprire, cercando di risolvere appunto i quiz che propone. Io sono davvero molto molto curiosa e molto interessata di poterlo aprire, di poter provare i quiz e di poter trovare insomma le varie soluzioni per riuscire ad aprirlo. E questo appunto è il primo, come vi dicevo, come idea regalo, secondo me è qualcosa di super originale e che sono certa possa stupire insomma chi riceve un oggetto del genere. È davvero un oggetto incredibile, ok? Non vedo l'ora di poterlo provare. Fatemi sapere se volete risolverlo insieme a me in un video. È arrivato invece ora il momento di aprire questa scatolina qui, molto particolare e diversa rispetto a quella precedente.
L'interno di questo sacchettino è molto particolare, adesso cerchiamo di capirlo. Dentro c'è, come per la box precedente, un depliant, un foglio informativo, e poi degli stickers bellissimi, super colorati. Penso che questi servano per decorare l'oggetto che c'è all'interno. Poi troviamo, spero di non far danni, no, sto perdendo tutto. Non mi è caduto altro? Poi troviamo questo ingranaggio di cartoncino che penso di aver capito che cos'è. Ce n'è un altro molto simile. Poi ci sono anche queste carte di diverse dimensioni. In realtà sono queste un po' più grandi e queste che sono delle etichette, praticamente hanno la forma di etichetta. Adesso non so se servono sempre per decorare l'oggetto qua in questione. Allora, direi di mettere dentro la scatola prima che faccio danni. Ed infine dentro la scatola c'è anche, ragazzi, un lucchetto con un codice a numeri. Pazzesco. Non ho ancora ben capito cosa sia, ma penso che sia la scatola regalo dove poter inserire il puzzle o comunque un qualsiasi altro regalo. Quindi anche solo per aprire il regalo bisogna riuscire a risolvere appunto degli enigmi. Pazzesco, fantastico, mi piace davvero un sacco. E niente, io sono assolutamente stupita da queste box, dalle idee che e dagli oggetti che propongono, che propone il sito di Escape Wealth. Vorrei provarli insieme a voi, almeno a costruire la scatola, il pacco regalo, per vedere di cosa si tratta e come cosa viene fuori, insomma. Fatemi sapere che cosa ne pensate a riguardo di questi prodotti qua, ma anche del sito in generale, e fatemi sapere appunto se volete costruire con me la box regalo o anche risolvere insieme il puzzle, l'enigma, insomma, per aprire la casa cinese. E niente, io davvero non so cos'altro dire, sono rimasta senza parole. Lasciate un mi piace al video, iscrivetevi al canale, cliccate sulla campanellina per rimanere aggiornati ogni volta che pubblico un nuovo video. E niente, ci vediamo tra pochissimo con un nuovo video. Ciao!